Amici e amiche appassionati di Formula 1, benvenuti in Ungheria per questo quinto round del campionato Academy F Junior targato TMR. Un saluto dal vostro Salvatore TMR Firefox e oggi pomeriggio con me Samuele TMR Fals. Buonasera Samuele, buonasera. E buonasera a tutti, buonasera. Diciamo buon pomeriggio più che altro, sì. Buonasera, appuntamento inedito per la Junior, ma lo ribadiamo, l'appuntamento per la Junior è questo, l'orario è questo, ore 18 per questi giovani talenti under 15 impegnati stasera qui in Ungheria. Vedremo come si comportano. Già abbiamo visto delle belle, Samuele, le ultime volte, quindi ci hanno dimostrato che Junior infatti sono... fa per dire Junior. Infatti un saluto ad Arancina, che è il nostro diciamo membro dello staff che coordina insieme a Ivano e a Bubulino e a Fabio, un po' a tutti, da una mano perché possiate godervi al massimo lo spettacolo di questa gara di oggi pomeriggio. Stanno scendendo già subito in pista, Samuele, ricordiamo meteo limpido per questi giovani ragazzi, anche se secondo me con la pioggia farebbero bene l'uguale, però va bene così, diciamo, cerchiamo di metterli in difficoltà un pochettino, però bravi davvero, crescita esponenziale per questi giovani piloti. Ricordiamo, stiamo parlando di ragazzi under 15 che stanno così iniziando l'approccio verso il nostro gruppo fantastico TMR, dove cerchiamo di scovare, Samuele, i nuovi talenti, i più bravini. In effetti già abbiamo visto qualcuno: Binky, Assetted, Lollo, Salvo, Eric, Impegno, nuovi, ce ne sono nuovi. Oggi abbiamo Dema subito premiato, Franz, anche grande crescita di Franz, iniziato così dalle basi, adesso sta davvero dimostrando un notevole miglioramento, tutti quanti. Ma oggi abbiamo due piloti nuovi, diciamo così, li facciamo un po' girare perché sono tanti, quindi metteremo un po' a girare un po' tutti, giusto per guardare. Oggi abbiamo Lello 92 e Polis, due piloti che così sono venuti da questa, siamo 50 piloti junior. Wow. Quindi sono davvero tanti, quindi cercheremo di dare spazio a tutti. Ecco, adesso cominciamo a parlare un po' anche di tempi. Qui, Samuele, vedremo tempi, secondo me. Cosa ti aspetti? Ecco, vediamo cosa ti aspetti in Ungheria. Che tempi prevedi per questi giovani talenti? È sempre difficile fare previsioni con loro perché appunto ci stupiscono ogni volta, quindi rischio di essere smentito clamorosamente se vado troppo alto quei tempi. Però credo... Già vedi, Arancina si sbilancia 1:13.6 e ti dico che non è fuori luogo questo 13.6. Qui non è fuori luogo assolutissimamente la previsione che ha fatto Arancina, quindi vediamo se la pole sarà al 13.6 o meno. Intanto il pilota Racing Point cerca di fare il primo settore, c'è del traffico, ricordiamo che qui sempre gara. Ecco Binky 1:13, leader del mondiale, 1:13.988, già subito si presenta sotto il 14 se ce ne fosse bisogno. Binky già pilota assodato, segue subito a ruota Lollo 1:14.013 con Chris che è sul 14, Eric alto, però bisogna vedere qui perché magari c'è la scelta della copertura, anche se ricordiamo gare al 25% per questi giovani talenti, quindi non c'è la metà gara come nei campionati ufficiali nostri, ma 25%, ma Samuele secondo me qui farebbero pure bella figura pure anche con il 50% della gara. Staremo a vedere. Assoman 1:17.846, Franz fa 17.296, anche lui si piazza. Andiamo a seguire Seba, prende taglio, andiamo a seguire anche altri piloti, Assetted che si va per lanciare, ricordiamo il secondo in classifica. Salutiamo il buon Pantera che ci sta, e tutti gli amici in live che si stanno godendo questo spettacolo di questi giovani talenti. Seguiamo Assetted al primo settore, secondo ricordiamo in classifica con Binky che ha 92 punti, Assetted 63, secondo in classifica Lollo, terzo
con 55 Goblin, 24 Vixor, 22 Franz, 20 a seguire poi un po' gli altri, quindi questi sono i primi tre, ecco, che ha detto fino adesso la classifica. Dema 1.14.486, anche lui si piazza in terza posizione, grande anche Chris, lo dicevamo, questo pilota arrivato in, diciamo, tra i sostituti, adesso è entrato di prepotenza nella fascia elite del junior, quindi ha una vettura e quindi si schiera come pilota ufficiale. Ma andiamo a seguire Asset 52.730. Andiamo a seguirlo sul terzo settore. Pista complicata questa, difficile da superare. Molto, Samuele, molto complicata. Quindi importante stare avanti qui tutta la vita, diciamo così, sì, anche per pista molto stretta. Stretta, non si riesce a sorpassare. Arriva Asseted, 14.380, si piazza in terza posizione, quindi anche lui Lello, intanto 1.14.162, già i due giovani talenti si fanno subito vedere. Williams, anche un buon tempo, andiamo a vedere Seba, primo settore, se riesce a migliorare. Anche Salvo, Leclerc, che lui, qui bisogna davvero vedere se si riesce tanto come facevano fare poco fa il buon Andrea in chat. È bello vedere tutti i piloti col tag TMR, quindi puntare ancora di più l'attaccamento. Sì, ecco, sottolineiamo, bravo l'Andrea, se ci segue sempre il buon Andrea, davvero un abbraccio ad Andrea, davvero lodevole il senso di appartenenza di questi ragazzi che ambiscono alle categorie ufficiali. Vediamo. Tanto penso che optano tutti per la rossa. Scelta che il 25% probabilmente permette, perché è una gomma che si usura molto facilmente. Difatti con qui anche nelle categorie ufficiali c'è sul 50% la gomma rossa, qui è davvero un consumo drastico, però esatto. Staremo a vedere cosa succede sul 25%, è ovvio che bisogna capire. Perde Danger, purtroppo non riesce a chiudere il giro. Sì, 14.8 per Leclerc, che si piazza in nona posizione. Adesso, per adesso, abbiamo senza tempo Seba, Gabrigol, Jimbo e Danger. Quindi staremo a vedere Jimbo con l'alettone rotto, quindi problemi per pilota della Renault. Danger entra in box, non riesce a concludere il giro. Binky si lancia a 75 centesimi meglio del suo primo settore nel giro in cui ha fatto 13.988, quindi è in linea. Vediamo se si riesce. No, taglia per forse. No, non ha tagliato, mi pare. No, è riuscito ad andare avanti. Andiamo a guardarlo sul secondo settore se Binky riesce a migliorarsi. Pilota leader di questa junior. Andiamo a seguirlo, molto, arriva un po' largo, difficile questo circuito, sta a significare che è davvero molto complicato questo circuito. 59 millesimi, Lollo non riesce a migliorare, Lello è in terza posizione, Goblin non ha concluso, deve iniziare il suo giro, Asseted sta per uscire, impegno in pista, Leclerc 2 decimi, 3 decimi, vediamo Eric. Tanti giri abortiti, questo fa capire appunto, come dicevi, pista molto difficile, non permette nessun minimo di errore, quindi bella sfida per i nostri ragazzi. Sì, davvero, ecco, io penso che qualcuno di questo, Samuele, ce lo ritroveremo più avanti nei campionati, quindi segnatevi amici questi nomi, perché sicuramente qualcuno di questi
ce lo ritroveremo nelle categorie più avanti sicuramente, perché sono davvero bravi. Cioè, già scendere sotto il muro del 14 è tanta roba, quindi anche nelle categorie ufficiali, quindi davvero bravi, bravi, bravi questi ragazzi. Staremo a guardare. Salvo intanto anche lui in pista, Ninja 2 decimi, non riesce a migliorare. Franz, vediamo primo settore per il pilota, niente, mezzo secondo. Gabigol anche lui 16 e 9, si sposta drasticamente. Seba ancora non è uscito. Jimbo anche lui è in pista. Andiamo a Danger, sono gli unici tre piloti senza tempo che devono per forza di cosa, 7 minuti e 35 dalla chiusura, tentare un giro. Staremo a vedere se in effetti riusciranno. Intanto Lello, seguiamo Lello che è il terzo per adesso della classifica, se riesce a migliorare, a limare qualcosina. Ecco, è difficile questa pista, specialmente su quelle curve, tante curve, è difficile, non hai punti di riferimento, quindi davvero devi essere molto molto preciso e pulito, specialmente in queste curve, e forse in questa dove magari si può prendere tanto taglio. Questa chiusura del primo settore, esatto. 33 millesimi, ecco, questo poi il cordolo famoso da non prendere. Esattamente, stavo per dire proprio questo, ci sono proprio dei cordoli che sono vietati, neanche da guardare, se li guardi troppo la perdi. Potresti far male in gergo tecnico. Goblin 13, 940, ma che tempone, dico, ma wow. si gira Danger. Lo dicevamo, pista complicata questa, ma che tempo di Goblin, che ha segnato questo grandissimo tempo, è addirittura migliorato di quasi 4 decimi. Binky adesso si deve lanciare, deve di nuovo a 6 minuti dal termine cercare di strappare la pole, vediamo se ci riesce. No, Lollo, peccato, Lello prende taglio e non riesce. Adesso arriva Lollo, sono un po' tutti con i game tag vicini. 3 decimi e mezzo Assetted, che arriva a 13.948. Samuele, tre piloti sotto il muro del 14, davvero. Che roba. Binky adesso è in terza posizione, attenzione, clamorosa. Binky, errore lì sul secondo settore, rompe il flap, deve entrare, c'è tempo per Binky per entrare e cercare un tempo, ma che strepitoso tempo che ha fatto Goblin con questo 13.940, tempo davvero di tutta fattura, perché qui bisogna partire sicuramente avanti. Grande attenzione, abbiamo un grande ospite, il grande Pizza, quindi ragazzi state davvero con gli occhi aperti, perché avete una grossa diciamo ospite stasera, quindi fate bella figura, un abbraccio a Christian, osservatore speciale di questa Junior. Sto seguendo Seba che ha lanciato. Andiamo subito su Seba, che è l'unico pilota che è rimasto senza tempo. Seba ce l'ha il time sotto il 14, andiamo a guardarlo, a seguirlo sul primo settore, c'è del traffico davanti a lui, però riesce a dimenarsi. 26.409, primo settore, è vicinissimo a quel cordolo, guarda come lo sfiora, cerca tutto il massimo grip della sua Williams. Andiamo a vedere sulla S, questa è difficile, c'è una Red Bull lì davanti, vediamo se riesce a cercare di trovare la magia in questo giro per portarsi anche lui lì davanti. Ricordiamo che è importantissimo partire avanti, perché poi sul traffico è davvero difficile anche pensare solo un sorpasso qui in questa pista. Anche solo anche stare davvero dietro. Sì, specialmente sui tagli, quindi bene partire avanti tutta la vita. Andiamo a vedere, sta arrivando Seba, non abbiamo riferimento, quindi molto vicino lì, cerca una corsia interna, esce davvero in punto di corda, vediamo come arriva. 13.854 ed è pole provvisoria per Seba, ma che strepitoso tempo, lo dicevamo che l'aveva in serbo Seba, un tempo diciamo così sotto, ma arriva Lollo, 13.831, qui si è stato il strepitoso tempo di Lollo, bravo davvero, qui si allenano quotidianamente questi ragazzi, davvero, tanta roba, impressionante, davvero incredibile, sembra di assistere a una CP2 qua. Tutta la vita, va bene così, andiamo avanti. Dema, primo settore, pilota Ferrari, andiamo a seguirlo. Se anche lui 26, no, è sopra 2 decimi e mezzo, deve cercare qualcosina, in effetti molla, sta cercando di caricare tutto l'ERS per poi sprigionare anche Polis, impegno in nona posizione.
Andiamo a vedere se migliora il time, impegno, se riesce. Molto vicino qui al cordolo, non prende taglio. Vediamo il secondo settore di impegno, se riesce a migliorarsi e portarsi nelle posizioni che è un decimo e mezzo sopra il suo miglior tempo, quindi non, per adesso non riesce. Bravo il pilota Ferrari, si sposta per dare scia spazio più che scia al pilota dell'Alfa Tauri. Rientra in box, niente da fare. Andiamo a vedere se c'è niente. Assetted ha preso taglio, sta cercando secondo me il suo giro anche lui. Goblin e box potrebbe animare qualcosina. Sì, sì, Ers al 100%, quindi adesso Assetted può lanciarsi e insieme a Binky potrebbe cercare di limare qualcosa a questi strepitosi tempi, davvero incredibili. Seguiamo on board Assetted sulla sua Renault, che va lì in fondo alla staccata della prima curva, dove si può tentare il sorpasso. Goblin e Lollo intanto si ritirano, esce fuori dalla parte, diciamo così, veloce, si va verso quella che è la curva più difficile del circuito, più che altro per il taglio, e si va verso il primo settore. Vediamo se Assetted segna a 52 millesime in linea con il suo tempo. Adesso ci va per la curva più difficile, lo sfiora il cordolo, non lo prende, entra nella parte più lenta, quella della chicana, la fronte in terza, molto pulito, in uscita in quarta, e adesso va, dosa l'acceleratore. C'è del traffico davanti, ma è distante, quindi ha tutto il tempo. Andiamo a vedere se riesce a migliorare. Niente, mi sembra che abbia mollato. Binky prende taglio e niente da fare per Binky, no, però ha un adesso, minuto. Si è lanciato adesso, quindi andiamo a seguirlo. Binky potrebbe cercare di migliorare anche lui. Vediamo se riesce. Per adesso è comanda Lollo, 1.13, 831, 57 secondi dal time finale. Vediamo il primo settore di Binky. Un millesimo no. Sotto. Ha preso taglio, peccato. Ha preso taglio Binky, quindi niente da fare per lui. Lello non si migliora. Arriva Dema, neanche. Gabrigol si ritira dalla sessione in 18esima posizione. Polis è 46 millesimi sotto. Polis potrebbe migliorare. Andiamo a seguirlo. Pilota McLaren, se riesce a scavalcare. Servono due decimi per poter prendere la posizione su Dema. Vediamo, adesso arriva. Secondo settore. Quasi due decimi, è in linea, potrebbe prendere la posizione su Dema. Vediamo se riesce a guadagnare qualcosina nel finale. Ormai siamo in bandiera. Vediamo se ci riesce Polis a strappare la posizione. 1.14.348, niente da fare, migliora, ma non riesce a prendere. Arriva Chris sul secondo settore. Anche lui è scoda un po' la Williams, scusa, la Mercedes. Seguendo Binky, che è riuscito a lanciarsi. Andiamo nuovamente. Ah, ecco, sì, andiamo subito poi su Binky. Vediamo se il secondo settore di Chris è 83 millesimi, potrebbe migliorare, strappare la posizione a Leclerc, che è in undicesima. Salvo si ritira in quindicesima posizione. Danger strappa all'ultimo, il 15.666. Binky, niente da fare, congelate le prime posizioni. E Paul, allora, per, sta arrivando Chris, vediamo se riesce. 14.279, si porta in ottava posizione, strappa tre posizioni e dà davvero un grosso segnale. Ma colpo di scena, no, Binky non me lo dà in taglio, ha mollato. Niente da fare, quindi arriva, si migliora di qualcosina invece Seba, ma non basta per strappare la pole. Guarda, 6 millesimi, ma non riesce a strappare la pole a uno strepitoso Lollo. Grandissimo il tempo di Lollo, 1.13.831, che ed è pole per Lollo, seguito da Seba, poi Goblin, Assetted in quarta posizione, incredibile, quinto Binky,
leader in quinta posizione, Lello in sesta, Dema in settima, ottavo per Chris, nono Police, decimo Impegno, undicesimo Vixor, dodicesimo Leclerc, tredicesimo Eric, quattordicesimo Danger, quindicesimo Salvo, sedicesimo Jimbo, diciassettesimo Ninja, diciottesimo Franz, diciannovesimo Gabrigol e ventesimo Assoman. Si chiude così la qualifica, incredibile. Diciamo che la notizia, la notizia è che Binky non è lì davanti, diciamo. Eh sì, la notizia è questa oggi, che Binky è in quinta posizione, il leader del mondiale, ma devo dire che comunque come tempi ci siamo, stanno in un decimo, in due decimi, veramente, ci sono davvero sei piloti di livello, quindi vedremo sicuramente una bellissima gara, ardua e difficile, perché comunque qui ricordiamo difficile sorpassare, quindi bisogna sicuramente uscire bene, partire innanzitutto benissimo, diciamo cercare di avere il massimo del grip in partenza per non perdere, e poi cercare così di non prendere tagli, perché qui sicuramente i tagli faranno da padrona questa gara, quindi staremo a vedere. Adesso ci aspetta la strategia e la gara. Ricordiamo che questi giovani ragazzi, anche se non, come ripetiamo sempre, non ci sarebbero problemi neanche con una gara al 50%, però è giusto che sia così. Gara al 25% questi piloti junior adesso si preparano a scegliere la tattica. Ecco, un saluto anche a Gaetano, a Bubu, a tutti gli amici in chat, Simone, insomma un po' a tutti che così si stanno godendo questo spettacolo di questa categoria junior. Sempre in tanti, perché sanno non ci si annoia. Sono davvero bravi. Non ci si annoia sicuramente con questi giovani talenti, sono davvero bravi e tanti ne abbiamo sicuramente come altri piloti. Oggi guarda, mi chiedevano in tanti come mai non corro io, ragazzi, siete in tanti, cercheremo di farvi girare un po' tutti, però davvero cercheremo di dare spazio a tutti. Si parte, siamo 47 come piloti copiloti della Junior, quindi davvero potremmo aprire una doppia, siamo quasi alla partenza, adesso vediamo se si riesce a partire tutti assieme, sì, buono spunto di Seba, vediamo se riesce con Goblin che prende l'esterno, Assetted sull'interno, arrivano appaiati e Seba passa sull'ollo con Assetted che è in quarta posizione, Binky lo segue in quinta, quindi partenza abbastanza lineare. Adesso si affiancano, Lollo ha toccata tra Lollo e Seba, purtroppo Lollo lì perde il punto in quel contatto e non riesce. Binky intanto ha passato Assetted e Seba sembra andarsene via con Lello in quinta posizione, Dema in sesta, in settima Chris che è davvero vicinissimo a Dema, arriva esterno, guarda lì, errore, e quindi riesce a passare, gruppo davvero sfocato, piccolo, ha seguito la partenza, problema nel gruppo centrale, c'è stato un po' di sicuramente un po' di confusione, però diciamo che la pista non è a loro discolpa, possiamo dire che la pista non aiuta a essere fluidissimi. In effetti è così, Goblin in seconda posizione con Seba che è uscito dalla partenza bene, la partenza di Seba, Binky in terza posizione, Assetted in quarta, con Lello in quinta, Impegno in sesta, Danger, buona la partenza di Danger, in settima posizione, Chris in ottava, ma rientra subito in box, contatto forse per Chris, piccolo problemino. Andiamo a vedere, si scoda subito il gruppo, sempre con Seba, Goblin, eravamo rossa, gialla, qui rossa bianca, non c'è molto molto da fare, pista davvero difficile, lo sottolinea anche il buon Andrea, davvero, ci sarà da soffrire, vediamo, Pre-Binky che cerca di ritornare su Goblin con Assetted che è lì a guardare, vediamo. Bisogna cercare di non prendere tagli in questa pista, perché davvero le penalità possono essere fondamentali. Lello, buonissima la sua gara in quinta posizione, bravo anche Impegno, Danger, bravo a uscire fuori dopo una qualifica così, ha il flap rotto Danger, quindi deve stare attento a non commettere errori. Salvo in ottava posizione, Ninja in nona, Eric
in decima anche lui Eric Flap Rotto. Colis potrebbe approfittare, deve cercare un attacco in rettilineo. Intanto Seba fa segnare il miglior giro, 17.344, c'è con l'interno Polis su Eric, vediamo se ci riesce l'attacco, sono vicini in staccata, vediamo se riesce l'attacco interno, però adesso difende esternamente Eric, vai avanti e passa Polis. Flap Rotto per Eric, deve mollare, andiamo in testa dove Goblin ha preso 2 secondi di svantaggio nei confronti di Seba. Seba ha usato parecchio S, probabilmente la sua strategia è appunto quello di togliere subito dalla zona DRS e scappare. Staremo a vedere, perché è una pista molto complicata questa. Binky tanto non molla la presa su Goblin. Ogni tanto vedo che si stacca, però penso più che altro perché per avere un po' più di aria pulita e fare delle trattore un pochino più più facilitate, insomma, più non disturbate dalla macchina davanti. Penalità intanto per Vixor con Assetted che sembra molto box vicino, entra in box Binky? Box Binky? Qualche problemino per Binky, non ho visto. Neanch'io, però entra in box. Forse ha capito che l'unico modo per superare è... Colpo di scena al giro 4, Binky ai box, non abbiamo capito se aveva problemi. Ah sì, sta cambiando. Lo staremo a vedere. Sta cambiando l'ala, quindi problemi per Binky, che è entrata in box con Seba che è in prima posizione. Rischia tantissimo lì, è arrivato davvero larghissimo. Adesso Goblin in seconda posizione con Assetted in terza. Contatto tra Leclerc, attenzione, colpo di scena Leclerc e Jimbo, c'è stato un contatto lì. E lì purtroppo si è rischiato tantissimo. Andiamo a vedere. Contatto tra Leclerc e Jimbo, che ha causato purtroppo l'uscita di pista di Leclerc. Seba adesso è ninja anche lui. Ninja, cosa è successo? C'è bandiera gialla. Seba entra in box al quarto giro. Seba entra in box, quindi anche lui non penso che abbia problemi, Seba, quindi sarà una mossa tattica. Sì, vediamo. Sì, no, cambia. Sì, cerca di difendersi. Comunque Impegno passa in prima posizione con Danger adesso che è in seconda, Salvo Scala in terza e box tutti quanti, quindi si vanno tutti a coprire i primi della classe. Esce di nuovo Seba davanti Goblin, Assetted, Lello, Jimbo, Binky. Adesso Jimbo si deve assolutamente fermare perché ha un problema. Seba esce già, è il primo pilota che ha cambiato gomma, quindi è in testa con Franz che ha scelto, attenzione, di partire con le gialle, quindi solita strategia per Franz. Sì. Sì, bravo, ormai lo conosci benissimo. Sì. Solita strategia per Franz che così cerca subito quella mossa. Andremo a vedere. Ninja purtroppo piccoli problemi per Ninja, invitiamolo. Binky purtroppo dopo la sosta Binky ha avuto un giro e mezzo di pista libera, adesso di nuovo traffico, quindi potrebbe incrementare ancora di più il vantaggio di Seba che invece ha avuto un po' più favore della pista libera. Sì, è riuscito a sfuggire, diciamo così, intanto si fermano tutti, con Ninja che non si ferma, con Goblin in seconda posizione, sempre Assetted è in...
anche lui in sesta posizione, ma ricordiamo, c'è adesso il momento di confusione, diciamo così, Samuele, il valzer dei staremo a vedere, quando tra qualche giro si sistemerà tutto. Danger non si ferma, 5 giri anche lui. Franz, una grandissima occasione, che è quinto, ricordiamo, è un pilota questo che davvero è riuscito a cogliere secondo me l'essenza di queste gare. Parte calmo, zitto zitto, e poi è sempre lì, guarda, sempre in zona punti. Andiamo a vedere, staremo a guardare. Seba in terza posizione, virtualmente primo, è già sotto a Franz, quindi potrebbe attaccarlo. I primi non hanno preso penalità, quindi staremo a guardare. In effetti, cosa succede? Molto vicino, adesso Franz sicuramente ha una diversa copertura di mescola, ti può attaccare saggiamente, aspetta e cerca l'attacco su Franz. Vediamo se lo affonda lì all'esterno e lo passa. Franz saggiamente sa che non è la gara con Seba che deve fare, ma deve sicuramente portare la sua vettura più avanti possibile, quindi esattamente questo è proprio scusami se ti interrompo, però questo è proprio una cosa su cui tengo tantissimo, nel senso che proprio avere l'intelligenza di capire con chi stai facendo la gara e perdere il meno tempo possibile. Franz, conosciamo ormai, è un pilota molto intelligente da questo punto di vista, quindi veramente complimenti a lui. Sì, in effetti è così. Assetted sempre in quarta posizione, Lello grande anche la sua gara in quinta, Binky dopo così un momento di confusione iniziale, forse piccoli contatti con rottura del flap per Binky, gara difficile oggi per lui, però sempre lì sul pezzo, in sesta posizione, impegno in settima, ottavo per Ninja, ma purtroppo Ninja è crashato, rinvitiamolo. Sì, come dicevi, gara difficile per Binky, ma perché comunque la concorrenza, guarda, si fa sentire. Io ho avuto il piacere di tanto di fare qualche sessione, comunque parlare con qualcuno di loro, e sicuramente non gli manca la grinta e la voglia di combattere, quindi per Binky non è facile. Eh sì, non è facile. Intanto pacchetto di mischia lì dietro tra Jimbo Vixor, Danger che è in tredicesima posizione, attacco di Vixor nei confronti di Jimbo che riesce dopo il contatto, si butta dentro anche Chris, tenta un attacco quasi impossibile. Attenzione, c'è Goblin vicino, andiamo subito, c'è Goblin vicino a Franz che adesso sta facendo quasi da tappo al, quindi deve cercare un attimino di liberarsi. Tanto bello Assoman, il sorpasso di Chris su Jimbo, primo settore, poi alla Leclerc Norris, per citare un duello bello, sì. Per sorpasso, sì, grandissimo il sorpasso. C'è sempre Goblin nei tubi di scarico dell'ass di Franz, che ricordiamo è compagno di squadra di Binky. Qui non vorrei che ci sia gioco di squadra, Samuele, non lo so, però davvero dobbiamo vedere. Attenzione, piccoli rallentamenti, adesso è davvero sotto attacco, dovrebbe cercare di sfuggire subito qui. Si allarga, attenzione, potrebbe attaccare Assetted. Goblin, doppio colpo, vediamo se ci riesce. Goblin adesso sotto attacco, attacca su Franz, lo sorpassa all'interno, si butta in mischia anche Assetted, tenta la staccatona, ci riesce, passano i due, diciamo così, nei confronti di Franz, però corretto l'azione di Franz, pulito, bravo. Goblin penalità, attenzione, giro numero 9, Goblin penalità, quindi Assetted adesso ha una grandissima chance qui di poter arrivare in seconda posizione, quindi deve cercare davvero di portare a casa questo grandissimo risultato. Assetted in terza posizione, virtualmente secondo, sembra andarsene Seba. Una bellissima gara con Franz in quarta, ricordiamo che si deve fermare. Lello in quinta, gioco dei pit, è riuscito a passare Binky che è sempre lì in sesta posizione, impegno in settima, Salvo in ottava, grande anche la sua gara, Vixor in nona, Chris in decima, Dema in undicesima, Danger in dodicesima, Jimbo in tredicesima, Polis in quattordicesima, Eric in quindicesima, Ninja in sedicesima, Lollo in diciassettesima, Gabri Gol in diciottesima, chiude Assoman in diciannovesima, ritirato il solo Leclerc. Andiamo a guardare
Intanto Lello prende la posizione su Franz. Franz comunque l'ho seguito un po' di giri, non rischia veramente nulla, forse è questo il segreto, comunque sa che è partito indietro, quindi non osa mai più di tanto, quindi grande intelligenza, ripeto, di Franz, che lascia passare Bink in questo momento, è stato proprio, questo sì, sì, credo sia il gioco di squadra. Questo. Sì, grande gioco di squadra in casa Haas, perché comunque ricordiamo Franz è davvero un pilota, io devo fare davvero solo i complimenti a questo pilota, perché stavamo parlando di un pilota che davvero non riusciva. Sì, Victor su salvo, vediamo, ci potrebbe essere l'attacco. Intanto Hasselted ha recuperato tantissimo, ricordiamo che ha la penalità Danger, penalità quando mancano 8 giri al termine di questa gara junior, round numero 5. Siamo lì, non riesce l'attacco con Franz, adesso che comunque ricordiamo si deve, no, non penso che si ferma, perché lui comunque ha 5, Franz 9 giri, sì, deve fermarsi per forza, quindi sicuramente. Intanto Binky in quinta posizione, 9 decime in zona DRS su Lello, ma cliente davvero difficile, Lello è davvero di uno spessore. Christian molto vicino a Goblin, ricordiamo che Goblin ha la penalità, quindi deve cercare un attimino un sorpasso pulito più al massimo. Intanto Seba sta andandosene, 4 secondi e 3, Dema su Danger, andiamo, vediamo se c'è l'attacco lì in fondo, sì, si concretizza l'attacco del pilota, tenta di difendersi, Danger, sì, Binky penalità, alza il piede correttamente, Binky penalità, questa è pesante, è nervoso oggi Binky, Tommaso, la gara purtroppo, ma deve cercare di cogliere, come leader deve cercare di cogliere il massimo dei punti nelle gare storte, questo fa anche parte della crescita di un pilota, quando c'è la giornata storta devi guardare solamente al risultato, portare la vettura davanti al traguardo e portare i punti più massimi, i punti possibili, senza guardare la posizione, senza guardare alcunché. Esatto, io ne so qualcosa perché spesso diciamo che, però diciamo che sono consigli che poi vanno anche per i piloti, diciamo così, di esperienza. No, sì, veramente. Quindi, seguono sempre un iter. Si recupera qualcosina, i piloti di destra stanno recuperando qualcosina su Goblin, su Seba, qualche decimo da 4 a 3, sceso a 4 secondi il vantaggio. Intanto attacco di impegno su Franz e lo sorpassa, si libera del pilota, gran gara anche di Ixor che è riuscito a liberarsi di salvo. Danger in 12esima posizione, Police in 13esima, Eric in 14esima, Jimbo in 15esima, penalità per Chris, attenzione, penalità per Chris. Eric abbandonato, colpo di scena, che è successo a Eric? Penso si è crashato perché... sì, è entrato il bot. Andiamo subito a invitare Eric, purtroppo. Pollo, una bella opportunità perché davanti molti qualcuno deve anche cambiare, credo, e date penalità, quindi anche vero che il distacco è tanto. Adesso deve cercare davvero di portare questo risultato. Seba sembra ormai 5 giri al termine, 4 secondi sono davvero tanti. Non so se si riesce. Sì, penso per me sia in gestione, perché vedo che il disco fa un po' elastico. E quando è così, vuol dire che il pilota in testa di solito è in completa gestione gara. Si ferma Franz al box, quindi cambio gomme, entra in 13esima posizione, vediamo se riesce poi a entrare in zona punti. Hasselted sempre dietro a Goblin, e lo dicevamo, qui è importantissimo partire avanti, perché poi davvero sei impelagato in mezzo
al traffico, diventa quasi impossibile poi con la foga che hai di cercare di recuperare, prendi poi tanti tagli uno dietro l'altro, anzi bravi i piloti a prendere poche penalità. Andiamo sul dettaglio penalità, tanto qui non contano più le gomme. Chris intanto penalità 6 secondi, è il primo pilota a avere doppia penalità insieme a Danger. Ormai mancano, stanno 3 secondi e 9, in gestione sicuramente all'ERS al 44%, stanno cercando, ma Assetted all'ERS al 67%, potrebbe sfruttare un attimino meglio questa situazione, però ma io penso che a provi, pista libera io penso che provi il professor Passo solo in casi proprio, proprio sì, senza rischi, perché ormai anche superando Goblin, che comunque ha penalità, prendere Seba diventa anche difficile con pochi giri alla fine. Sì, davvero ormai siamo lì con Assetted che tallona Goblin, con Lello che si gode lo spettacolo. Binky sta cercando di portare ormai a casa questo quinto posto con l'impegno in sesta posizione, Vixor in settima, ottavo Salvo, nono Chris che arriva largo lì, Dema in decima posizione, Danger in undicesima, grande anche la sua gara, però vediamo penalità, sta arrivando Police intanto dietro Danger, potrebbe essere motivo di attacco questo, ma ritorniamo di nuovo in testa con Seba che conclude il quindicesimo giro, si approsta il quattordicesimo, va verso il quindicesimo, Goblin sempre lì ma molto vicino adesso, Assetted potrebbe tentare l'attacco, sì in fondo lì, grandissimo l'attacco di Assetted che riesce, adesso colpo di scena perché Assetted e Jimbo detto penalità, vediamo se c'ha la forza di recuperare questi 5 giri, però diventa difficile, Goblin alla penalità, quindi penso si possa far portare solo avanti da Assetted che al giro numero 15 ha sferrato l'attacco, adesso va in caccia di Seba ma è dista 4 secondi e 3, vediamo se riesce a recuperare pilota Renault, davvero diventa difficile adesso cercare così di uscire fuori. Goblin secondo me deve solo cercarsi di farsi portare avanti, esatto, esatto. Lello sta arrivando, Lello potenzialmente è sul podio perché ha solo un secondo e 3, quindi bellissima potrebbe gara di Lello, sì, di sostanza, esatto. Lì. E ti segnalo anche una bellissima gara, purtroppo sfortunato all'inizio, di Lollo che ha fatto due soste, sì. L'ho seguito a tratti, però penso che la prima sosta sia stata sbagliata perché ha montato una rossa e quindi forse un errore nella selezione della gomma, e poi ha cambiato nuovamente per arrivare a metterla bianca, arrivare fino alla fine, nonostante tutto 14esimo, quindi molto bravo. Sì, peccato Lollo, ricordiamo il poleman di questa Gran Premio di Ungheria, davvero poteva essere lì con i primi, peccato quel contatto, ma lì bisogna cercare di avere un po' di più sangue freddo su queste situazioni, cercare di evitare, vabbè, cercheremo di capire poi dopo cosa è successo. Andiamo a seguire sempre Assetted, 4 secondi 8, ormai sembra avere preso ritmo, mancano distanza più che altro, Seba sta controllando il pilota Williams facendo una bellissima gara con Assetted in seconda posizione, Goblin in terza, Lello in quarta, Binky in quinta, dopo un inizio un po' così ha trovato la così la quadra di questo circuito e più che altro della sua gara, ha capito che bisognava cercare di portare davanti al traguardo la sua AS, leader del mondiale, non può rischiare più di tanto adesso. Impegno in sesta posizione, Vixor in settima, Salvo in ottava, nono Chris, ma sta arrivando Dema, decimo Police che si è liberato di Danger. Si lotta qui per il punticino. Andremo a guardare Danger in dodicesima, Franz in tredicesima dopo il cambio gomme, Lollo in quattordicesima come sottolineavi tu, Eric in quindicesima, Jimbo in sedicesima, Gabrigol si gira, il famoso tornantino per Gabrigol che si gira purtroppo a quel tornantino ninja in
però il bot di Ninja purtroppo non è riuscito, l'unico ritirato, Leclerc. Andiamo al 17° giro, Seba sempre in testa con 4 secondi e 6 di vantaggio su Hasselted, che ormai è uscito fuori dalla zona DRS da parte di Goblin. E sta arrivando Lello, zitto zitto, sta arrivando Lello. Secondo me deve capire che il terzo posto è suo. Esattamente. Cercare di non portare a casa questo risultato strepitoso, prima gara da pilota ufficiale, terzo posto, sarebbe davvero un ottimo risultato. Danger intanto penalità, Binky è lì in quinta posizione. Sì, io penso che Lello comunque adesso anche avvicinarsi troppo non è conveniente. Resterà un po' a distanza per poter rischiare il meno possibile anche dal punto di vista della penalità. E tenersi questa terza posizione è veramente oro per lui. Eh sì, Seba inizia l'ultimo giro. Pilota Williams, che così ha comandato dal primo fino all'ultimo giro questo Gran Premio di Ungheria della categoria Junior. Sta cercando di portare a caso risultato. Guarda come taglia quel cordo, l'ingresso impressionante. Lo tagliano un po' tutti, sembra una cosa studiata, provata in pista, perché davvero lo tagliano un po' tutti, quindi davvero anche bravi sotto questo punto di vista. Ho visto lampeggiante Goblin rosso sulla benzina, quindi il carburante di Goblin è davvero al limite, ne potrebbe approfittare Lello. Ma stiamo a vedere, ormai siamo lì. Godiamoci lo spettacolo di questi ultime curve con Seba, che ormai ci siamo. C'è una bella lotta per la zona punti, vedremo se qualcuno proverà l'attacco alla fine. Ormai ci siamo. Siamo ormai lì con Seba che sta per tagliare, penalità intanto di 10 secondi per taglio curve per Danger. Vince Seba, arriva il secondo Hasselted, grande la prova, Goblin terzo, ma non sono sicuro se riesce a mantenere la posizione, in effetti no, terzo per Lello, quarto Goblin, quinto Binky, arriva Impegno, penso che mantenga la posizione Binky, sì, su Impegno, perché comunque avevano la stessa penalità, Vixor, grandissima la sua prova anche in sesta, arrivano in parata tutti quanti, guarda, salvo Dema, Polis in decima, con Chris undicesima, che arrivo emozionante, Danger arriva adesso, però arriva in ritardo, secondo me Friends potrebbe levargli la posizione, vediamo se è così, sì, in effetti così, dodicesima posizione per Danger, vediamo se mantiene la posizione su Lollo. No, Lollo tredicesimo, grandissima la gara, poteva essere anche lui della partita. Lollo, peccato per quel contatto. Sta arrivando Jimbo. Vediamo, arriva larghissimo Jimbo in quindicesima posizione, Eric purtroppo in sedicesima, diciassettesima Assoman. È diciottesimo, quindi giro più veloce anche di Seba, quindi strepitoso, si conclude con la vittoria. Peccato, sì, anche sottolinea anche Stefano, il peccato per Lollo, pilota del giorno salvo, e lo andiamo sicuramente a invitare al parterre dei piloti in intervista. Anche lui, quindi grande gara emozionante. Neanche oggi ci siamo annoiati. Neanche oggi ci siamo annoiati, ragazzi, quindi davvero anche oggi abbiamo assistito a una bellissima gara con Seba che in prima, guarda le due Williams lì, primo e terzo posto con Hasselted in seconda, grande prova anche di Christian, di Hasselted, davvero bella gara. Diciamo così, la delusione per Binky, però ottimo risultato, una gara storta, nata storta, quinta posizione, davvero tanta roba per lui. E ci siamo, allora andiamo subito ad invitare il podio di questo Gran Premio. Ragazzi, meritano tutti, però davvero ci siamo davvero divertiti. Allora andiamo subito con il podio, andiamo a invitare il podio di questa bella gara. Con il primo podio per Lello.
Asserted, mi chiamo anche Asserted. Rispetto anche in pista in alcune Sì, frangenti, quindi no, davvero, davvero sempre più abbiamo sentito una TMR bella, questi giovani. sì, grandissimo, grandissimo spirito, questo è quello che sottolineavo, davvero, una pista davvero molto Buongiorno. complicata, Samuele. Salve ragazzi, includete l'audio, includete l'audio, includete Buonasera, l'audio. Buonasera, bravi buonasera. Buonasera, buonasera. ragazzi, complimenti, intanto bellissima gara, vi faccio davvero i complimenti perché ci avete regalato davvero una bellissima gara in una pista complicatissima sotto tutti i punti di vista, quindi siete stati davvero all'altezza, bravi, 10 lode per questi giovani, giovani piloti, insomma così che poi come dicevamo, di giovani c'è poco, andiamo a invitare anche Lello. Cominciamo, ecco Samuele, lascio a te l'intervista al podio, quindi cerchiamo di rendere merito a questi piloti. Dai, lascio a te l'intervista. Allora partiamo subito con Seba, che oggi grande, grandissima gara, ti ho seguito anche in Austria, sapevo che avevi la velocità per poterla vincere o comunque combattere, ti mancava solo la pole position e poi tutto perfetto. Cosa pensi? Penso anch'io, nonostante il poco allenamento per molti impegni, mi sono preso oggi pomeriggio tutto il tempo per provare la qualifica, che è mancato quel qualcosa per prendere la pole. All'inizio con Lollo ci siamo toccati in curva 2, non era voluto buttarlo fuori, mi sarebbe piaciuto moltissimo lottare con lui qui, sapevo che aveva molto ritmo. E poi per il resto una gara un po' in solitaria e ho fatto il giro veloce, sono molto contento, a parte Esatto, bravo, quell'episodio. bravo, bravo Seba, davvero bravo. Poi c'è stato questo piccolo contatto iniziale con Lollo in quella curva, davvero difficile lì, poi andremo ad analizzare, però davvero sei stato bravo, hai fatto una bellissima gara, come hai detto tu, dal primo fino all'ultimo giro in testa, quindi complimenti vivissimi, quindi bravo davvero. Passiamo al secondo, Asserted. Allora, Christian, oggi faccio i complimenti perché, a parte per la bella gara, il secondo posto, perché non hai preso penalità. Finalmente ho visto una gara senza penalità di Christian. Quindi, come vedi, quando non ci sono le penalità, arrivano i risultati importanti, Christian. Allora. Allora, ho fatto una buona qualifica per me, cioè quello che volevo, 1:13:9. Ho cercato di fare 1:13:8, ma senza risultati. Poi ci sono stati un po' di contatti all'inizio, però ne sono uscito illeso. Dopo che sono usciti dai box con la gialla, mi sono ritrovato Goblin davanti e gli sono stato dietro per un bel po' di giri. Poi quando ho visto che Lello era senza penalità e ci stava recuperando anche Binky, ho fatto il sorpasso, cioè ho usato tutto quello che avevo per sorpassarlo e poi l'ho distaccato in secondo e sono riuscito ad arrivare secondo. Sì, bravo, hai fatto davvero una bellissima gara, quindi complimenti vivissimi per te. Ecco, Fals, ti lascio Lello, Gianluca, davvero un esordio col botto per lui. Includete Esattamente. l'audio, ragazzi. Bravissimo Nello, come diceva Salvatore, proprio esordio col botto, anche tu hai colto il massimo da questa gara, sfruttando anche magari qualche errore degli altri. Consistente, bravissimo, hai raccolto veramente tutto quello che si è segnato magari in allenamento, insomma. Sì, diciamo che potevo fare forse qualcosa di più in qualifica perché sotto il 14 potevo scendere, però ho perso anche tempo ai box perché essendo nello stesso team di Seba, dopo la sua sosta ho perso tipo un secondino, però dopo la sosta avevo un po' più di ritmo perché davanti Goblin e Asserted stavano lottando, quindi ho guadagnato e poi con la penalità di Goblin l'ho superato e ho preso il podio.
Bravo, bravo davvero, esordio col botto, quindi ci abbiamo visto bene sullo sceglierti come pilota ufficiale per questa junior, sarai sicuramente protagonista insieme a tutti i ragazzi, quindi davvero ti faccio i Grazie, grazie. complimenti e passiamo al pilota del giorno, Salvo. Bravo, 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 io già i complimenti a te te li faccio tutti i giorni, con questo un'ulteriore riconferma diciamo così, del tuo modo di saper stare in pista, di cogliere i risultati, anche se non sei velocissimo, però riesci a spremere il limone. Tutto quanto proprio fino all'ultima goccia e ottenere il massimo. Quindi bravo davvero, Salvo, ti faccio i complimenti. Una bellissima gara la Grazie tua. mille. Purtroppo Raccontaci allora, Sam. ero partito con quella cosa che Lolo era sbinato e quindi non era una bella gara già in partenza, sia per tutta la scuderia. Poi ho cercato di sorpassare varia gente, ho cercato di tenere la posizione. All'inizio di gara mi sono un pochino tenuto fuori dai contatti. Perché in questa curva, in curva 1 è molto stretta ed è facile avere Bravo, qualche sì. contatto, me ne sono stato all'infuori di tutti i contatti ed è lì che ho superato tanta gente. Questa è la tattica giusta, per questo io mi piace quando, a parte che porti il mio stesso nome, però mi piace come corri, perché comunque davvero, davvero, cioè io ho la tua stessa visione, diciamo così, in gara, cerco di stare fuori dai guai, bravo Esatto. Salvo, non mi porto, diciamo così, in mezzo, mi cerco di starmi fuori dai guai, faccio così, toccare gli altri e poi dopo vedo quello che succede. Bravo, Attaccando complimenti, ti faccio i Bravo complimenti. Salvo, bravo. Grazie, grazie mille. Bravo, bravo, complimenti. Bravo anche per le tue Continuate parole, sempre così. veramente Sì, grazie, bellissime sì. parole quando uno pensa anche alla Quanti anni c'hai, scuderia. Salvo? Quanti anni c'hai? Sono Dimmi 19, quanti ne anni c'hai. faccio 13. 13 anni quest'anno, Wow. 12 anni è qualcosa, quindi davvero festeggeremo insieme al team Senso della al sportività gruppo non al ti tuo manca compleanno. sicuramente. Bravi, e quindi allora Samuele, diciamo così, chiudiamo, siamo alla fine, quindi abbiamo finito questa junior, ricordiamoci amici che più tardi alle 21:15 c'è la F1 con davvero un parterre piloti di tutto rispetto, quindi abbiamo davvero sicuramente rimanete con noi e c'è da godersi un'altra oretta e mezza di spettacolo insieme al gruppo TMR. Un abbraccio a tutto da Firefox e dal buon Fals, che così ci ha dato compagnia, buon alla Grazie a voi, regia grazie a te Ivan che Salvo. ci ha coordinato, Grazie. sicuramente a Grazie Bubulino, a Pantera, a Matteo, insomma, ad Arancina, insomma, un po' tutti gli amici che ci hanno seguito e ci hanno sopportato fino tutti quelli adesso. che ci hanno seguito in Ricordiamoci. live, che Sì, comunque danno sicuramente, senso a sicuramente, quello che che si sono facciamo. divertiti. Ricordatevi ragazzi che c'è stato Pizza che vi è venuto a guardare, quindi lui cerca, Esatto. io non ve l'ho ancora detto, ma lui cerca un compagno di squadra, quindi attenzione, potrebbe anche venire a bussare alla Chissà porta se di vuoi, io questi ci giovani sono. piloti. Ci sono questi, ecco, potrebbe bussarvi, quindi state attenti, quindi fate bravi. Un abbraccio, un saluto, alla prossima ragazzi, Ciao a stasera tutti. c'è la Ciao, ciao. F1, buona serata a tutti, buonasera. Ciao.